presenti, spero che questa sia stata un'iniziativa gradita, sicuramente è un'iniziativa che porta molto lustro al nostro territorio, alla nostra città, quindi è una prima volta per il Giro d'Italia e quindi insomma dobbiamo andarne tutti orgogliosi. Bene, grazie, allora do la parola ad Alice, pronta ad intervistarti. Buongiorno sindaco. Aspetta, scusa. Buongiorno sindaco. No? Avvicinati per favore a quello lì, va. Buongiorno sindaco, siamo molto contenti di averla qui con noi oggi, la ringraziamo per la sua disponibilità. Allora, grazie Alice, è un piacere mio. Allora, Giro d'Italia è un evento decisamente importante non solo per gli appassionati di ciclismo, ma per tutti gli sportivi. E quest'anno anche per i michelinesi, data la grandezza e l'importanza di questo evento. Immagino che sia servito un grande sforzo per, diciamo, accoglierla al meglio nella nostra città, soprattutto vista la situazione di pandemia. Le vorrei chiedere dunque di descriverci la macchina organizzativa che è stata messa in moto dalla Giunta Comunale per poter permettere la realizzazione di questo evento. In quattro parole, Giampiero, perché sennò se devi parlare di tutta la macchina organizzativa parliamo per una settimana. Sì, immaginiamo la grandezza. No, esatto. No, per descrivere la macchina organizzativa ci vorrebbero davvero molti minuti. Io vorrei semplicemente ringraziare lo staff di RCS, e soprattutto Silvia Ferraris dell'ufficio sport e turismo. È scattato l'applauso in piazza per Silvia che è qui davanti a noi, è scattato l'applauso. Bene. Perché davvero è stata grandiosa, non si è risparmiata, ha lavorato davvero extra anche la sera fino a tardi, perché comunque organizzare un giro, un evento così importante in natura internazionale, perché ci vedranno in molti paesi nel mondo, per fare in modo che funzioni tutto davvero non è una cosa semplice, quindi davvero grazie a lei, grazie a tutto il suo staff, grazie a tutti i volontari che chiaramente garantiranno anche la sicurezza nell'area della partenza e lungo il percorso. Tra l'altro tra poco sentiremo anche Silvia Ferraris, intervistata sempre dai nostri compagni dell'Istituto Maxwell. Bene. Lo slogan dell'evento è Michelino per ripartire, perché il giro è sicuramente un segno di ripresa, un po' di rinascita se vogliamo. Le vorrei chiedere se ha in mente nel futuro altre iniziative come questa che possono coinvolgere i cittadini e in particolare i giovani magari. Tipo i campionati del mondo a Michelino, cosa faremo dopo? No, allora sì, sicuramente lo slogan è stato scelto proprio perché siamo in una fase di ripartenza, la pandemia in ritirata e diciamo l'incremento delle dosi dei vaccini disponibili sicuramente ci mette nelle condizioni di poter dire che nei prossimi mesi ci sarà una ripartenza. Noi ci siamo attrezzati perché siamo di fatto fermi in questo anno con la realizzazione degli eventi che vedranno vita insomma nel periodo estivo. Il primo tra i più importanti insomma è la ripresa del Sonic Park, che sarà chiaramente in tono ridotto rispetto alle precedenti edizioni, proprio perché il numero di spettatori presenti saranno minori, perché ci saranno ancora delle restrizioni per garantire insomma una ripresa del, per evitare una ripresa del virus e garantire un ritorno alla normalità. Ma poi tanti altri eventi in città, pensiamo appunto a delle iniziative per gli anziani e per i giovani. Al Centro Giovani stiamo organizzando degli eventi, tra l'altro quest'anno ci sono gli europei di calcio, quindi metteremo un maxi schermo all'interno del Factory, dell'Open Factory, e quindi i cittadini potranno vedere le partite insieme, magari facendo un po' di socializzazione. Bene. Grazie. Scusa, mi stavano distraendo l'intervistatrice con un gadget omaggio. Allora, visto che siamo in tema di biciclette, no, con il Giro d'Italia, il mezzo più green di tutti, vorrei chiederle quali progetti ecosostenibili sono stati proposti o verranno proposti per la nostra città dalla Giunta Comunale, visto che appunto lei ha parlato di grande schermo per invitare le persone a guardare le partite insieme. Vorrei chiederle, invece spostandoci sull'ecosostenibilità, che cosa si pensava di fare? Sì, allora dunque è vero, la bici è comunque un simbolo che in questa pandemia si è in qualche modo caratterizzato moltissimo. Oggi se noi vogliamo acquistare una bicicletta facciamo fatica perché non se ne trovano, le aziende fanno fatica a realizzare rispetto alle richieste che ci sono. E in questi anni noi, indipendentemente dalla pandemia, abbiamo comunque adottato uno strumento urbanistico che si chiama Biciclan, che prevede una realizzazione di piste ciclabili all'interno della
del conurbato, altre ce ne sono già che vanno comunque mantenute. C'è un bel progetto che è stato cofinanziato dalla città metropolitana e città di Michelino per la realizzazione della pista ciclabile, che parte dalla stazione e arriva praticamente fino a Viascom. È un lavoro che partirà entro fine anno. Quindi questo è un tassello che si aggiunge a quelli precedenti per sostenere la mobilità alternativa. E chiaramente anche all'interno, noi siamo una città che è strutturata ormai in maniera molto rigida, ma ci sono alcune strade dove potranno essere installate appunto delle piste ciclabili e con una velocità dei veicoli ridotta, quindi le classiche zone di 30 che hanno una funzione molto importante diciamo in termini di riduzione di emissioni in ambiente di gas in carico. Può anticiparci dove saranno queste piste ciclabili, visto che lei ha citato quella di Viarton? Allora, questa è un progetto importante che riguarda la riqualificazione di tutto NAS, che passa da Viale Segre, da Via San Francesco, da Via San Matteo, lungo tutto quest'asse verrà praticamente rifatto la struttura ciclabile. All'interno delle strade stiamo valutando, ce ne sono alcune, per esempio pensiamo a Via Giusti, a Via Bengasi, ma ce ne sono diverse dove comunque con interventi anche minimal sarà possibile appunto individuare degli spazi dedicati ai ciclisti. E invece, restando in tema di mobilità, ma parliamo invece di mezzi di trasporto, cosa ci può dire rispetto alla metropolitana? Perché recentemente ha aperto una stazione in Piazza Bengasi e ci chiedevamo qui se ne arriverà una anche a Michelino e se sì quando. Allora, noi questi anni abbiamo lavorato proprio perché sapevamo che arrivava insomma la metropolitana Piazza Bengasi con l'Agenzia per la Mobilità Piemontese, con la Regione Piemonte, la città metropolitana, perché il prolungamento verso sud fosse uno dei progetti strategici da inserire e da mandare, da inviare appunto al Ministero. Lo abbiamo ottenuto. Noi adesso abbiamo una studio di fattibilità per il prolungamento della metropolitana verso Moncalieri e poi Michelino, e chiaramente oggi la sfida è quella di andare a stimolare ancora di più, avere delle relazioni con gli enti superiori per poter trovare i finanziamenti adeguati per il prolungamento. È chiaramente un progetto che richiede molti anni per la propria realizzazione, però c'è sicuramente un punto fermo e quindi c'è una nuova partenza, come spesso dico, per portare una viabilità più ecosostenibile, ma più a dimensione di quelle che sono le esigenze appunto dei cittadini anche di Michelino. Non solo, in superficie noi abbiamo lavorato perché il 35 fosse una linea riammodernata. Oggi, come vediamo, siamo riusciti ad ottenere in questa tratta i nuovi mezzi pubblici che la Regione ha fissato, che GTD ha fissato, e chiaramente la nostra intenzione è quella di ampliare il parco macchine, di favorire insomma l'ampliamento del parco macchine, perché anche gli altri mezzi di trasporto pubblico che viaggiano nella nostra città possono essere più moderni, più adeguati insomma al momento. A proposito di finanziamenti, abbiamo letto che dovrebbero arrivare circa 26 milioni di euro dall'Europa, se non mi sbaglio. E come avete in mente di investirli, magari appunto in qualche progetto ecosostenibile? Sì, allora noi abbiamo presentato nel Recovery Plan alla Regione un progetto, o meglio, più progetti che riguardano la nostra città per un importo di 52 milioni di euro, e chiaramente in questi progetti sono previsti sia interventi per la transizione verde, ma anche innovazione tecnologica, quindi digitalizzazione degli spazi pubblici e degli edifici pubblici, che favoriscono sicuramente un miglioramento del lavoro della macchina comunale. Quindi noi ci auguriamo chiaramente, perché i progetti che abbiamo presentato, e anche in questo caso devo ringraziare gli uffici perché hanno fatto davvero un grandissimo lavoro, possano essere accolti
dall'Unione Europea, perché insomma questo vuol dire sicuramente crescere, migliorare come comunità, diventare la Nichelino, potrebbe favorire insomma lo stimolo per Nichelino perché diventi una città europea. Secondo me abbiamo tutte le carte in regola e chiaramente questo comporterà anche dal punto di vista dell'economia un impulso importante, perché vuol dire nuovi posti di lavoro e nuovo benessere, nuova felicità per i nostri cittadini. Non vediamo l'ora, non vediamo l'ora. La ringraziamo Sindaco per essere stato qui con noi oggi e la invitiamo a seguire la nostra diretta di domani. Alice, sei soddisfatta delle risposte del Sindaco? Assolutamente sì. Sindaco, sei soddisfatto delle domande di Alice? È stata brava, neanche una difficile. Sì, perché no, ma mi ha dato anche l'opportunità di spiegare alle persone che ci ascoltano, esatto, il lavoro che abbiamo fatto in questi anni e quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi. Non ci siamo proprio risparmiati, perché teniamo davvero, amiamo questa città e facciamo il nostro lavoro con grande passione, spero che venga fuori, perché crediamo che abbia una grandissima potenzialità. Sia Nichelino e chiaramente Sofinici, sul quale chiaramente gli investimenti fatti sono davvero importanti. Grazie Giampiero Tolardo, Sindaco di Nichelino, ciao, grazie, buona serata, a domani. Grazie a voi, grazie, ciao, Alice. Ciao.